A volte vorrei essere di nuovo un ragazzo vero. Ma ho girato tutto il mondo e non esiste nessuno che possa... Io posso farlo. Come, prego? Posso farti tornare umano. Perché, sai, no? La magia... E perché non me l'hai detto prima? Andiamo, ci sarebbe voluto troppo per elencarti tutte le magie che so fare. Vogliamo sentire la lista! E va bene. Teletrasporto, telecinesi, leggere nella mente degli animali, trasformare l'acqua in altri liquidi tranne il ginger ale... Divorare l'anima di un dannato e aprire perfettamente in due una noce. Wow! Le noci sono difficili da aprire. Basta chiacchiere, mi aspetta un bagno con le bolle! Non è che farà male? No, io non sentirò nulla. E poi dite che non sono divertente. No, la cosa sarà estremamente dolorosa. Azzeratemi della zitta! Agonia! Agonizzante agonia! Corvina, ce l'hai fatta! Sono di nuovo umano! Ti devo avvertire, il sistema nervoso umano è molto più sensibile comparato al corpo robotico. Tutto quello che sento è idromassaggio! Idromassaggio! Mi sto cuocendo vivo! Perché? Perché l'acqua calda era così calda? Perché sei umano e gli umani sentono il dolore più dei robot. Sì, scusa, Cyborg, ma aspetta, wow, non possiamo neanche più chiamarti Cyborg ora, giusto? Non potete? Sì, Ciccio, non sei altro che un ammasso di ciccia, ora... Ciccio Ciccia! Potrebbe essere il tuo nuovo nome! Ragazzi, sono un asso a trovare i nomi. Non sono sicuro di voler essere... Ciccio Ciccia! Non vorrai tornare ad essere Cyborg, vero? No. Devo solo imparare come vivere in carne e ossa, tutto qui. Così mi piaci, Ciccio Ciccia. Ti insegnerò io a diventare un umano, vieni con me. Tanto tempo fa una creatura dell'oscurità strisciò su nel mondo. La luce le feriva gli occhi, così li chiuse tutti, tranne due. Per ripararsi dalla luce si avvolse nel manto dell'oscurità. La signora del mantello si fece degli amici, un uomo di latta, una principessa, una iena ed un piccolo, piccolissimo elfo. Insieme compirono nobili imprese e per un po' la signora dal mantello visse con loro. Ma col tempo cominciò a stancarsi. Buia! Gridava l'uomo di latta. Addestramento, fare attenzione, assemblea generale! Strillava il piccolo elfo. E la iena rideva e rideva. E la principessa, beh, lei era a posto, ma ogni giorno diventavano più rumorosi. Sempre di più, sempre di più! Finché una notte... Lei sbottò! Gettò via il mantello. Gli altri videro che mostro si nascondeva tra loro. Le sue dita divennero artigli, i suoi denti rasoi. Aprì tutti gli altri occhi nascosti, poi, veloce come un serpente, li mangiò tutti, uno dopo l'altro. E cosa... cosa è successo poi al mostro? Niente. Perché io sono il mostro! Allora, tutti a casa? Grandioso! Adoro le storie del terrore. Qualcuno vuole farsi una partita? Sì, sì signore, sì, signore, sì, signore, ci sto! Facciamo le squadre! Solo se scelgo io per primo. Oh, non è facile. Io prendo Billy. E vai! Ah, non vale, lo volevo io, Billy! Allora prendo Billy. Wow! Prendo Billy, prendo Billy, prendo Billy, prendo Billy, prendo Billy, prendo Billy, prendo Billy. Ah, perché io vengo sempre scelto per ultimo? È veramente una splendida giornata per una partita di baseball! Noccioline, chi vuole le noccioline? Hot dog, belli caldi! Strike 3, eliminato! Cosa? Come sarebbe eliminato? Era fuori di un miglio, sei cieco! Beh, adesso basta, sei ufficialmente espulso! Boo! Si sta caricando! Ed ecco il lancio! Va, 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 va! Sì! Fuori campo! Wow! Avete disturbato la mia lettura pomeridiana e ora me la pagherete! Ah!
Quei Titans rovinano sempre tutto. Allora, con cosa si toglieranno le macchie di roba viscida aliena? Non funziona niente. È un vero incubo! Ed è tutta colpa di Robin! Se rivedo quell'imbroglione... vuoi che ti faccia entrare? In effetti potrei farlo. Se accetti di fare il bucato come ti spetterebbe. Ultima occasione. Oh, guarda, scintilla, un campo di margherite. Ma non è quel posto pieno di troll? Non essere sciocca, scintilla, ci abita la nostra nuova amica, la principessa Silky. Piacere di conoscerti, principessa Silky. Hai dei capelli che sono... Principessa cattiva! Già di ritorno? Ragazzi, quei guardiani del sandwich erano più tosti di quanto credessi. Sì, l'hai detto. In compenso. Quindi quella leggenda era vera? Spero che il sandwich funzioni. Sai quanto mi ci vorrà per costruire una mano con una mano? Wow, il supermercato è stato un'impresa. Sono uscito vivo per un pelo. Ehi, mi piace il tuo taglio di capelli. Che c'è? Ora pronuncerò la formula del leggendario sandwich del potere. Choiros Marula Modoro Zami! La chiave per l'immortalità e per uno spuntino delizioso. Per me i miei sandwich sono migliori. Beh, come leader della squadra ed esperto di sandwich, sarò io a dare il primo morso. Aspetta, ho perso un braccio per quel sandwich. Mordo io per primo. Beh, io ho perso i capelli, che di sicuro sono molto più importanti di una mano. Il primo morso credo che spetti a me. No, dovrei darlo io il primo morso. A me è andata ancora peggio. Guardate qua! E come fai senza denti? Lo mastichi con le gengive? Non posso! Silky, fermo! Piccolo bongorfo di mamma, no! Non è per te, no! Avevo detto che non doveva essere granché. Allora, chi vuole vedere Pretty Pretty Pegasus? Salve! Oso chiederlo? Mi nascondo da Bibi per non giocare a cavernicoli e dinosauri. Mi passeresti il dentifricio? Oh, sì! Certo! Senti, devi aiutarmi. Questo gioco mi ucciderà. Scusa, ho di meglio da fare. Vorrei recuperare il dentifricio. Azerath Mitrion Zintos! Se creassi due di me, non dovrei giocare a... Un attimo! No! Oh, dai, Corvina! Ti prego! Cos'è questa confusione, ragazzi? Cyborg vuole che crei con la magia un suo doppione. Così potrò farlo giocare con Bibi. La magia è uno strumento potente e non va usata per futili motivi. Allora duplica almeno questa fetta di pizza, così annegherò i miei dispiaceri nel cibo. Va bene. Azerath Mitrion Zintos! E vai!
Oh, mamma mia! Al mattino cosa c'è di meglio delle frittelle? Che ne dici di queste? Vedo una giraffa! E quello è un lama che sta ballando il tango! Non si potrebbe avere una colazione decente da queste parti! Salve, gente! Che c'è per... Titans, go! Gordine, go! Oh, ehi, scintilla! Vuoi fare una gara con Fagiolina nella giungla di Pan di Zenzero? Wow, wow, wow! Forte! Che irritante! Forte! Ehi, buongiorno, Titans! Dormito bene? Per niente, e grazie a te! Hai fatto un'altra volta la lotta nel sonno la scorsa notte, Robin! Mi hai interrotto un sogno meraviglioso! Devi smetterla, amico! È un problema! Io sarei un problema! Avete sentito come russate voi? Ogni notte mi tocca sentire... Mi metto comodo sotto il tappeto! E poi tu! Ho perso i miei poteri! Buia! E non c'è nessun altro peggio di te, Stella! Ok, la lotta del sonno è un problema. A questo punto dovremmo ricorrere a uno dei tuoi sortilegi demoniaci, Corvina. La magia nera non va usata per cose banali come queste. Ma che senso avrebbe avere dei poteri se non si possono usare per queste cose banali? Se la magia nera non viene usata con rispetto, potrebbe causare effetti indesiderati. Ma quali effetti indesiderati? Puh, vuoi ingannarci così non ti chiediamo di usare la magia? Va bene, poi non dite che non vi avevo avvertito. Azeroth, Metrion, Zekos! Domani vedremo se ha funzionato. Oh, pare che l'incantesimo sia servito. Sì, abbiamo dormito tutti come dei veri angioletti. Già, ho fatto un sogno bellissimo. Come hai dormito, Robin? Dormito? No, non ho dormito. Non ci sono riuscito. Non ho dormito. Che cosa ti è successo, amico? Ma sono sveglio! Ah, ecco come funziona l'incantesimo. Questa è una cosa incredibilmente crudele. Ma non mi sembra che ci siano stati quei tuoi effetti indesiderati. Eccola lì! Rosa! Ci sei mancata tanto! Anche voi due! Divertiamoci! Che bello, sì! È solo che Bibi e il mio doppione sono amici inseparabili. E ti aspetti compassione da parte mia? Sei stata tu a lanciare l'incantesimo. Me l'hai fatto fare con l'inganno. È colpa tua se hai perso il tuo amico. Che c'è? Beh, visto che mi serve un nuovo migliore amico, forse potresti creare un doppione anche di Bibi. Sei incredibile. Va bene. Potresti farmi un doppione di questo controller per giocare con loro? D'accordo. Azeroth, Metrion, Zintos! Scherzetto!
come va? Tu sei me! Ti correggo, io sono te. Non è possibile! Cosa hai detto, fagiolina? La principessa ha bisogno di noi per una missione importante? Bu 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 ya 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 bu. Avete ragione, miei pretty pretty Pegasus. Io, principessa Silky... Silky! Sì? Io, principessa Silky... Bu 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 ya 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 bu. Vi chiedo di venire alla palude di caramello. Bu 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 ya 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 bu. Cosa stai facendo? Mi esercito con i miei buia, bu bu buia ya buia. È più irritante della lotta nel sonno di Robin. Ma a quel problema ho già posto rimedio. Oh, perché i tuoi occhi sono diventati così enormi e minacciosi? Buia. Azzarat, Mitrion, zitto! Cosa ti prende, amico? Che cosa è successo alla tua bocca? Non capisco neanche una parola di quello che stai dicendo! È lei che ti ha fatto questo? Sto facendo quello che mi avete chiesto voi, rimedio ai problemi con la magia. E come farà a mangiare adesso? Oh, grazie per avermelo ricordato, Azzarat, Mitrion, Zintas! È ora di pranzo. Che ti succede? Si può sapere? Mi stavo chiedendo esattamente la stessa cosa di te. Azzarat. Mitrion. Zintas! Mi hai trasformato in un palloncino? È questo che risolve il problema? Posso trasformarti in un animale? Vediamo se riesco a trovarne uno che mi piace. Guarda, un barboncino! Ma io non voglio essere un barboncino! C'è molto altro da sistemare. Ci servono i vestiti. Ti conviene che siano pronti? Questo sarà un problema. Quelli sono i nostri vestiti! La roba viscida li ha posseduti! E questo lo chiami lavarli, Corvina? Forse avresti dovuto lavarli tu, Robin, visto che toccava a te. Ragazzi, adesso abbiamo dei problemi decisamente più grandi. C'è una sola cosa da fare, allora. Titans, go! Oh, i vestiti ci stanno indossando! Mi sta malissimo. No, oh, no, 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 oh, oh. No, no, oh, oh, oh. Non puoi. Di sicuro è il bucato più difficile di tutti i tempi. Non immaginavo così la sconfitta. Toccava a me fare il bucato. Scusami, Corvina. Se solo riuscissimo ad uscirne, farei il nostro bucato per tutto l'anno prossimo. È proprio quello che aspettavo di sentire. Azzarat, Mitrion, Zintas! Aspetta, non era la roba viscida a possedere i nostri vestiti? No, era un incantesimo. Mi hai ingannato! E ora dovrai fare il bucato per tutto l'anno prossimo, babbeo. Oh oh, guardate, abbiamo un altro allarme. Una creatura fatta di succo di frutta e salsa barbecue terrorizza la città. Oh no, altre patacche in arrivo. Titans, go.